l'appuntamento con la storia. Oggi 4 maggio la Chiesa festeggia San Floriano di Lorcia. Gli avvenimenti che accaddero il 4 maggio durante il corso dei secoli sono infiniti, ne ricordiamo alcuni. 4 maggio 1814 è un momento difficile per il grande Napoleone Bonaparte, che arriva a Portoferraio dell'isola d'Elba, luogo in cui inizierà il suo esilio. 4 maggio 1932. Uno dei più grandi boss che la storia americana abbia conosciuto, Al Capone, non riuscendo ad essere condannato per i reati commessi, viene incriminato per evasione fiscale e ad Atlanta, in Georgia, inizia a scontare una condanna di 11 anni per aver evaso il fisco. 4 maggio 1949, tragedia di Superga. Alle ore 17.03, il Fiat G212, con a bordo l'intera squadra del Grande Torino, si schiantò contro il muraglione del terrapieno posteriore della Basilica di Superga, che sorge sulla collina torinese. Le vittime furono 31. L'aereo stava riportando a casa la squadra da Lisbona, dove aveva disputato una partita amichevole contro il Benfica. Nell'incidente perse la vita l'intera squadra del Torino, vincitrice di 5 scudetti consecutivi. Morirono anche i dirigenti della squadra e gli accompagnatori, l'equipaggio e 3 noti giornalisti italiani. Siamo nel 4 maggio del 1954 e l'Italia viene segnata da un'altra tragedia. Nel piccolo comune di Roccastrada, a Ribolla, si verificherà la più grave tragedia mineraria italiana del secondo dopoguerra. Un evento tragico che sarà causa di numerose perdite, moriranno ben 43 persone. 1979, Margaret Thatcher viene nominata primo ministro del Regno Unito e sarà in assoluto la prima donna a ricoprire tale carica. 4 maggio 2000, il virus informatico I Love You infetta 10 milioni di computer Windows. La diffusione incominciò nelle Filippine il 5 maggio 2000 e si propagò verso ovest, spostandosi quindi su Hong Kong e poi in Europa e negli Stati Uniti. Il Pentagono, la CIA e il Parlamento britannico dovettero spegnere i loro sistemi di posta per liberarsene, così come fecero molte società per azioni.